volte l'hai raccontato a me in maniera particolare, ecco, visto che il rapporto tra madre e figlia è un rapporto preferenziale, mi hai detto tante volte di questo viaggio con Padre Pio. Vorrei, l'ho detto, l'ho raccontato io a tutti, vorrei che adesso dicessi tu dove sei stato con Padre Pio. Sono stata a Roma per E come ti sei accorto che eri a Roma? Luna Park, che c'era stato con mio zio qualche anno prima. E ti ricordi che poi quando sei guarita, era l'anno del giubileo, noi ci siamo tornati? E Sì. tu ci hai portati dove esattamente? Dove? All'Eur. All'Eur, ma la giostra come la chiamavi tu? Come l'avevi La casa chiamata? della morte. La casa della morte o la miniera, qualcosa La del genere, miniera. adesso io non ricordo bene il nome. E mi hai detto che proprio di là? E Siamo passati sopra da un'altra cosa tu mi hai raccontato quando eravamo insieme, a che altezza avete volato? è molto Molto in alto. Sì. alto. E dove siete andati? Dove In un siete entrati? ospedale. E come ci siete entrati? Passando dentro una finestra che era chiusa. Non E perché siete passati così? lo so. Che è come se eravamo dei fantasmi, non so dei spiriti. Eravate? Come mi hai detto tante volte che eravate? Come ti vedevi tu, Morta, morto? sì. E un'altra cosa, quando Padre Pio ti ha chiesto qualcosa, no? Cioè, Padre Pio ti ha fatto una domanda. Vuoi dire che domanda ti ha fatto? Vuoi guarirlo tu? A un bambino che stava sul letto in quell'ospedale. E questa domanda te l'ha fatta con la bocca, con la No, col voce? pensiero. E come ti sei accorto che lui te l'ha fatta col pensiero? Perché non muoveva le Ma tu sentivi il suo pensiero? labbra? Sì. E tu gli hai dato una risposta? Qual è stata? Come si fa? E lui mi ha risposto con la forza di volontà. Adesso tu sei cresciuto, mamma tante volte ha spiegato ai devoti di Padre Pio quando li ha incontrati nelle interviste, questa forza di volontà che cos'è per te? Che cosa ti voleva dire Padre Pio con questa forza di Di volontà? pregare, aiutare le persone malate. Aiutare gli ammalati, quindi per te andare a guarire quel bambino con Padre Pio significava aiutare gli ammalati, per aiutare tutte le persone che soffrono e le persone che pensano che la vita finisce con la morte. Tu mi hai detto più di una volta che quando eri con Padre Pio hai avuto delle sensazioni particolari, no? Sì, il Prima di tutto cosa hai visto? paradiso. Mi vedevo da un buco e credo che dietro di me c'era il paradiso. E questa sensazione di paradiso, tu l'hai spiegata a mamma tante volte, però un conto se lo dico io, un conto se lo dici tu. Questa sensazione tu come l'hai vissuta? Una Era una bella sensazione? sensazione, Tu hai perché cercato. ero senza pensieri, non pensavo più a nessuno, A ero noi? in A noi pace. pensavi e No. stavi con Padre Pio, mano Sì. nella mano. E ti ricordi quante volte quando ti sei svegliato e stavi male, avevi la febbre, eri sul lettino termico, avevi tutte queste piaghe, quante volte mi hai detto sulle labbra quando ancora non potevi parlare che volevi tornare? Ti sei arrabbiato con me perché io ti avevo riportato indietro, così dice, Sì. eh? Quindi il tuo messaggio qual è, mamma? Che cosa c'è? Di pregare Di pregare perché al di là che cosa c'è? E il paradiso. tu sei tornato indietro? Perché, secondo te? Perché molte persone hanno pregato per me.